Credo in un vaccino nato dalla CIA. Vaccino, qui comando io. Questo è il titolo della nuova puntata delle Fritte. Ciao Marco. Ciao Pietro, sì, abbiamo citato la grande Gigliola Cinguetti quando cantava "E questa è casa mia e qui comando io". Esatto, per quelli meno boomer di noi andate a cercare su YouTube chi era Gigliola Cinguetti, dobbiamo dire, perché è una questione generazionale. D'altra parte, come cantava sempre Gigliola Cinguetti, non ho l'età. Esatto, abbiamo preso a man bassa, diciamo, dalle sue canzoni per questi anni di Fritte. Allora, oggi, come dal titolo mi pare abbastanza evidente, discuteremo della questione vaccini, che negli ultimi mesi sta tenendo banco a diversi livelli, in diverse parti del mondo. È cominciato, diciamo, il background, la premessa è che la vaccinazione in giro per il mondo sono cominciate, soprattutto diciamo nel mondo occidentale, se così posso dire, e questo ha creato una serie di discorsi, una serie di sguidi, una serie di punti interrogativi sui contratti, e quindi in questa puntata cercheremo di toccare queste due, tre parti della discussione in modo tale da fare chiarezza su questa questione. Allora, cominciamo subito con lo stato dell'arte, Marco. Quali vaccini approvati, quali vaccini non approvati, la situazione qual è? Allora, facciamo lo stato dell'arte rispetto ai contratti dell'Unione Europea, che sono quelli che ci riguardano più da vicino, e con una premessa. Su che cosa si basano questi contratti? Si basano sul fatto che l'Unione Europea ha dato del denaro a una serie di società per sviluppare e accelerare i tempi di sviluppo e di ricerca e di produzione. In cambio, qualora queste società producano un vaccino che poi viene approvato dagli enti appositi, che da un punto di vista farmaceutico, la Unione Europea ha diritto all'acquisto dei milioni di dose che si sono decise a quel tempo, al prezzo fissato a quel tempo, cioè quindi non è soggetta alla variabilità dei prezzi legati alla domanda e all'offerta. L'Unione Europea ha investito su 6 società, 3 hanno prodotto dei vaccini che già sono stati approvati, la famosa Pfizer per 600 milioni di dosi, la Moderna per 160 milioni, sempre, parliamo sempre di milioni di dosi, e AstraZeneca per 400, poi altre 3 società che stanno sviluppando, che sono ancora in corso di sviluppo nella fase di sperimentazione, che sono CureVac per 405 milioni, e Johnson & Johnson, che sta quasi lì per arrivare, 400 milioni, e Sanofi altri 300 milioni. Il totalone, quando mai saranno tutti attivi e distribuiranno l'insieme delle dosi, fa un po' più di 2 miliardi di dosi, cioè abbondantemente. Sono tutti vaccini, eccetto quello di Johnson & Johnson, che prevede una sola dose, sono tutti con il richiamo. Quindi, diciamo, orientativamente, 2 miliardi e passa fa 1 miliardo e passa di persone vaccinate, abbondantemente di più della popolazione europea, perché teoricamente l'Unione Europea prevede di passare una parte di questi vaccini, che vanno, la parte che eccede la necessità diretta degli stati membri, sia ai paesi dell'area balcanica, che ancora non stanno all'interno dell'Unione Europea, sia ai paesi del bacino mediterraneo dell'Africa. Quindi, diciamo, semplificando e tagliando con l'accetta, diciamo i paesi confinanti all'Unione Europea. Okay. Marco, questo è lo stato dell'arte. Tu hai citato i contratti, no? Abbiamo citato più volte, e mi pare di capire che su questi contratti ci sono tantissimi punti interrogativi, cioè si è letto sulla stampa tutto e il contrario di tutto. All'interno del Parlamento europeo ci sono stati interrogazioni parlamentari, ci sono stati interventi della Presidente della Commissione europea, insomma le discussioni sono state veramente enormi. Però dici che cos'è che non ti suona in questi contratti?
Beh, diciamo che la trasparenza in questo caso non è il forte dell'Unione Europea, anche se è vincolata logicamente alle leggi sulla riservatezza che coprono in qualche modo le due parti contraenti. E cioè non è solo l'Unione Europea che decide faccio vedere o no un contratto, ma deve avere l'accordo dell'altra parte che ha firmato il contratto. Quindi c'è poca trasparenza. In generale non sappiamo con precisione quanto denaro è stato investito. Negli Stati Uniti è più chiara la quantità di denaro che è stata investita, e soprattutto la cosa più grave, con le polemiche che sono insorte negli ultimi tempi, non sono chiarissime le clausole contenute nel contratto. Sapete che a un certo punto Pfizer ha ridotto la consegna di dosi, e lo stesso AstraZeneca addirittura prima di cominciare, come gli hanno detto sì, ha detto sì però te ne do di meno. e lì non si è capito, non si capisce bene, perché l'Unione Europea ha cominciato a dire interverremo e faremo dei ricorsi, dall'altra parte hanno detto ma non c'è sta scritto niente, c'è scritto che consegniamo le dosi e pare che c'è la formuletta con le migliori capacità di produzione possibile, che vuol dire tutto e niente. Esatto. L'ambiguità se si parla di milioni di dosi o di fiale, perché c'è stato Pfizer, no, che nelle fiale che consegna sembrerebbe che le dosi disponibili siano 6 e non 5 come era prevista all'inizio, e che quindi ha detto no, ma il contratto era per le dosi, quindi io ogni fiala c'è il 20% in più, vedo il 20% in meno de fiale, con grossi casini. Insomma, diciamo che da questo punto di vista, fra l'altro, quel poco che sappiamo lo dobbiamo soprattutto all'iniziativa di alcuni parlamentari europei, e in particolar modo del nostro amico belga Marc Botenga, del GUE, del gruppo della sinistra radicale all'interno del Parlamento europeo, che ha ottenuto delle informazioni, e soprattutto si è lanciata anche in Europa la campagna per un vaccino bene comune. Allora, vaccino bene comune è una parola grandissima, ovviamente, però credo che sia utile qui ricordare il fatto che al di là della ragione di questa campagna per far sì che tutto il mondo, non solo il mondo occidentale, venga vaccinata, dobbiamo ricordare una cosa: nei paesi in via di sviluppo esiste già la possibilità, non tenere in considerazione la questione dei brevetti per un certo lasso di tempo, e che in passato già è stato fatto, no? Abbiamo citato prima, in preparazione della puntata, l'esempio del Sudafrica e di Nelson Mandela, che negli anni 90 riuscì a produrre i medicamenti anti-AIDS, anti-AIDS, fuori dai brevetti, perché era stata dichiarata lo stato di emergenza in Sudafrica sulla quasi una pandemia, ecco, rispetto a questa cosa. Infatti il fatto che esista è confermato dal fatto che proprio Sudafrica e India, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno posto con forza il problema, chiedendo la sospensione dei brevetti nel periodo di emergenza. Questo non significa che si espropriano le case farmaceutiche, cosa che forse sarebbe buona e giusta, però significa che nel momento di problematico, in cui ancora c'è la pandemia, i brevetti possono essere utilizzati da altre grandi case farmaceutiche per produrre una maggior massa di vaccini. Quindi il discorso, le case che sono impegnate dicono ma noi non stiamo producendo per arricchirci, ok, allora compartiamo questa cosa, anche perché la voce opposta dice sempre non si può fare perché dopo le case farmaceutiche non investirebbero più nella ricerca.
No, appunto, non stiamo espropriandoli, e l'investimento nella ricerca, nel caso specifico del vaccino anti-Covid, è stato fatto in gran parte col denaro pubblico. Quindi la questione è chiara. E allora chiudiamo, Marco, con l'ultima informazione della puntata, mettendo il naso fuori dallo spazio europeo, diciamo, che abbiamo appena discusso, perché ci sono anche case farmaceutiche o diversi stati che stanno lavorando sulla propria versione del vaccino. Dici di più. Sì, ci sono soprattutto tre sono quelli che sono tornati un pochino più sulla stampa. Quello russo, Sputnik, come il primo satellite inviato nel mondo, che proprio è di pochi giorni che è uscita fuori, che ha un effetto positivo al 91%, e che fra l'altro alcuni paesi europei hanno già acquisito. L'Ungheria, per esempio, ha comprato già delle dosi del vaccino russo. La stessa Germania ha detto: vediamo un po', faccio verifica se è vero che funziona bene, non ci abbiamo nessun problema. C'è il vaccino cinese, il CoronaVac, che è ugualmente, c'è un problema di tutti questi vaccini. Noi siamo nell'Europa che ha una struttura, una modalità di approvazione dei medicamenti. Allora occorrerà che le informazioni su questi vaccini e la fase di sperimentazione di questi vaccini sia aperta, e che l'Europa possa dire ok, ci sta bene, va benissimo, si può fare. E poi c'è il famoso, mitico per molti, il vaccino cubano Soberana, che per l'istante è ancora in fase di sperimentazione, non è ancora commercializzato, tra virgolette, e che Cuba prevede di utilizzare all'interno dell'isola e nei paesi in via di sviluppo, che sono quelli che finora sono esclusi dai vaccini. Cioè, quasi la totalità dei vaccini disponibili in questi momenti si fermano nei paesi ricchi. Come dire, non è una novità. Esatto. E allora chiudiamo questa puntata, speriamo di aver dato un paio di coordinate per orientarsi nella mole enorme di informazioni che arriva sulla stampa, di sempre super complesso. Noi vi ringraziamo di aver visto questo video, salutiamo chi ci ascolta il lunedì pomeriggio su Radio Mir, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!